festa del Natale. E qua con noi quest'oggi Cristina D'Avena, un applauso per Cristina. Ma ciao Cristina, ma come stai? Benissimo, benissimo, grazie a tutti davvero, perché ieri è stata una serata meravigliosa, grazie a tutti, grazie davvero. Guarda, cioè, è un'emozione unica tra ieri e oggi, cosa ti devo dire? Bellissimo, davvero, anche l'accensione dell'albero, il tempo è stato clemente, quindi fantastico. E poi sono con il grande sindaco, quindi sono veramente molto molto contenta, molto orgogliosa, perché mi avete dato questa meravigliosa opportunità, grazie. Guarda, ho visto tanti sorrisi, e i sorrisi per me sono fondamentali, perché il sorriso è la prima forma di comunicazione, ma soprattutto è quando tu sorridi, è il cuore che te lo dice, no? E quindi è veramente veramente bello vedere le persone, la gente che sorride. Ben venga, continuiamo a sorridere, vi prego. Vorresti venire a cantare a Capodanno qua per un concerto? Allora, se non fossi già impegnata, perché sono già impegnata a Capodanno e canterò in piazza Viterbo, lo farei molto volentieri, magari il prossimo anno. Sì, siamo sempre qua, noi non scappa, okay. Sara. Posso dirvi una cosa? Dobbiamo dare merito a Cristina, perché al di là che ha fatto due concerti favolosi a Sanremo la scorsa estate e ieri sera è stato il tripudio, ma il fatto che lei è rimasta qua un giorno in più, malgrado che abbia mille impegni, per accompagnarci all'accensione dell'albero. Io questo veramente è un qualche cosa che va oltre, non la professionalità, c'è tanto, è una questione di umanità, è veramente di affetto per la nostra città e per i nostri ragazzi. Dunque grazie Cristina. Un po' anche un po' di esperienza, no? Un po' di Natale. Però sicuramente non dimentichiamoci che abbiamo avuto due Natali complicatissimi, sono stati quelli del Covid, adesso c'è molta più facilità a organizzare le cose ed è stata fatta una grande programmazione da tutta la squadra e dall'assessore da Torino. È un festival particolare perché per me, come sapete, sarà il mio ultimo festival, mi sono incontrato alcuni giorni fa con Amadeus a Roma, credo che stia preparando veramente un qualcosa di straordinario, ma noi puntiamo molto su quello che poi sono le collaterali, il palco in piazza, ci sarà veramente, sarà un grande festival.